Presidente, il Veneto è ancora alle prese con la pandemia. Che bilancio si può trarre da questi due anni di contrasto al virus? Come ha reagito la regione? Beh, direi i veneti hanno reagito bene, fra l'altro hanno sopportato le restrizioni spesso molto, molto pesanti. Spero che il 31 marzo si chiuda questa partita dello stato d'emergenza, delle restrizioni, però dobbiamo restare coscienti del fatto che poi dovremmo essere noi stessi con il buon senso di capire che quando entriamo, che so, in un treno affollato, in un locale affollato, si utilizzerà quello che io definisco il metodo giapponese, ti metti la mascherina, anche se non c'è scritto da nessuna parte che te la devi mettere. Fermo restando che abbiamo ancora 850-900 persone in ospedale, delle quali 61 in terapia intensiva, e quindi ancora la traccia c'è una traccia importante anche data dai contagi, anche se oggi nella giornata nelle ultime 24 ore abbiamo circa 2.000 contagiati. Un tema che preoccupa le famiglie venete ed imprese è quello dei rincari energetici. A cascata di tutti gli altri beni, ci sono strategie o misure di sostegno che governo e regione possono mettere in atto? Ma questa è un'azione tipicamente di governo. Considerate che noi siamo l'unica regione d'Italia dove non si pagano tasse, quindi già noi non preleviamo dalle tasche dei veneti quello che potremmo prelevare, che sono 1.179 milioni di euro all'anno. Il governo deve intervenire, diciamo, calmierando queste bollette, ma direi anche di più. Io inviterei anche che si facciano dei controlli, perché alcuni aumenti dei prezzi sono ingiustificabili, perché bisogna anche cominciare a dirlo, cioè non si giustifica da un giorno all'altro semplicemente da un aspetto speculativo o da notizie dei mercati, ti ritrovi aumenti non diciamo previsti, che poi danno vita anche delle psicosi, pensate a quella dell'agroalimentare, quindi dell'incetta di cibo nei supermercati. Dopodiché noi dobbiamo pensare di rinegoziare il PNRR, di rinegoziare la PAC, quindi la politica agricola comunitaria, e pensare assolutamente che dobbiamo ripuntare alla sovranità alimentare. Sì. Faccio un esempio, ad esempio tutta la parte dedicata dei 229 miliardi all'energia è una parte minimale. Oggi invece non è una colpa di chi ha negoziato il PNRR, è cambiato il mondo perché mai nessuno di noi avrebbe mai previsto che ci saremmo ritrovati alle porte di una terza guerra mondiale, che l'Ucraina sarebbe stata invasa dalla Russia, e quindi il PNRR è stato progettato con l'ottica di uscire dalla pandemia e si ritrova una guerra alle porte. A questo punto le trivellazioni, il gas, i rigassificatori, cioè qual è la posizione della regione sugli approvvigionamenti di questo idrocarburo? Ma guarda, rispetto, tu sai qual è la nostra posizione, abbiamo sostenuto il referendum per cui siamo fermi a quella posizione. Ci sono, diciamo, dei margini di estrazione che sono già autorizzati. Il vero tema è un altro: siccome tutti noi ci riempiamo la bocca di fonti rinnovabili, bisogna decidere in questo paese se vogliamo le fonti rinnovabili oppure no. Faccio un esempio: ok, via il fotovoltaico dai terreni, e siamo tutti d'accordo, ma lo vogliamo mettere sui tetti oppure no? E se vogliamo metterlo sui tetti dobbiamo fare le deroghe, perché altrimenti nessuno riesce a installarli in questi pannelli, pensate in alcune località. Siamo pieni di vincoli. Oppure i salti d'acqua e quindi l'idroelettrico. Tutti vogliamo l'energia super pulita, ma nessuno vuole le centraline nei fiumi, e così con l'eolico. E quindi dobbiamo decidere che tipo di energia vogliamo. I paesi del nord Europa hanno già deciso, cioè le rinnovabili e l'energia nucleare. Adesso esiste il nucleare nuova generazione. Io non tifo per una forma di energia, dico semplicemente che questo paese deve decidere cosa vuol far da grande. ZLS, che anche in questo quadro completamente nuovo, in Polesine secondo lei gli investimenti arrivano? Più che altro io volevo chiedere, lei sa per caso se ci sono delle aziende con nomi e cognomi che erano pronte ad investire in Polesine, oppure è solo una legge per ora, è solo un'opportunità da sfruttare? È un'opportunità da sfruttare, considerate che siamo... No, io non sono in grado di dirveli, e anche perché non dico cose che non conosco, però posso garantirvi che siamo alle battute finali rispetto a tutto il percorso legislativo, cioè quindi adesso si tratterà di una grande opportunità, io spero, in particolar modo per il Polesine, perché poi il Polesine non deve essere quella parte dimenticata di Veneto, e nella ZLS appunto si va anche in questa direzione. E sull'accoglienza profughi come sta reagendo la società veneta? Benissimo, perché abbiamo quasi 8.000 posti letto offerti gratuitamente dalle famiglie venete, e direi che questo dà una dimensione anche di quanto sia percepita la solidarietà e anche il problema di questa guerra. Devo andare dentro però adesso, ragazzi.